Bene a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono sempre MBK Pongi. Mi vedete sul Fantic perché stranamente è ritornato prima del dovuto. Mi aspettavo altri 2 mesi come per l'anno scorso e invece è ritornato dopo 12 giorni. Avevo fuso la centralina, quindi non potevo neanche farvi un video sulla moto. L'ho dovuta portare a casa a spinta e poi fino al concessionario a spinta. Sono 3 km in salita e poi in discesa, vabbè, più una piccola salita, una piccola discesa. Niente, ora stiamo facendo enduro perché stiamo andando all'Anicre. Dietro c'è una fantastica RS in doppio per farvi capire il livello di morte. Qua ci sto io col Fantic. Comunque la centralina è tutto a posto, sembrerebbe andare addirittura meglio di quando l'ho lasciata, che non andava proprio. Adesso che ho la moto magari cerco di riprogrammare il viaggio in Abruzzo che volevo fare, se mio padre riesce a liberarsi dal lavoro. E vi accontento perché mi avevate scritto finalmente che video volevate vedere. Svolta a destra tu, figlio di puttana. Navigatore. Vabbè, comunque cerco di farvi tutti i video. Prima però sta passo con un RS in doppio. Boing. C'è una puzza di sterco di cavallo. Seguitemi su Instagram, MBK Pongi. Comunque, visto che ci sono, vi racconto una bella storiella di come ho fuso la centralina. Allora, io e questo signore qui davanti, senza la bagascia, con il giubbino blu, stavamo andando a prenderci una granita, perché è di Napoli, l'anello delle granite, a Piazza Leonardo. Arrivati circa al McDonald's del Vomero, non so se precisa la via, questa moto si spegne. Pensiamo, vabbè, sarà finita la benzina, si sarà sporcata la candela, perché non si accende. Siamo stati 1 ora e mezza, era tipo mezzanotte circa, cioè siamo tornati a 1. Comunque siamo stati 1 ora e mezza fermi. Abbiamo chiamato mio padre con la chiave per le candele e un cacciavite. Abbiamo notato che il cavo della batteria era staccato perché si era spezzato il cosetto del positivo e quindi era andato in cortocircuito tutto. Andando in cortocircuito tutto, la batteria ha fatto ciao ciao. Facendo ciao ciao la batteria, con tutti i fusibili che mettevo, perché c'erano i fusibili di questo che non andavano bene, infatti non funzionava né frecce né clacson, e cambiando i fusibili scoppiavano tutti. Da lì la moto comunque non si accendeva più, quindi questo non funzionava. Portata dal meccanico a spinta, e mi avevano detto che la centralina era andata. Quindi questa è la storia molto divertente dell'esplosione della centralina. Vabbè, comunque mo funziona, tutto a posto.
Buongiorno! Ma che ne sapete voi col cross che fate cross? Cioè, col motard e con la sportiva si deve fare cross, cioè qua. Forse ce l'abbiamo fatta. Sì, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Mi sta scappando la cuffietta. Puzza di sterco, incredibile. Giustamente, c'è una mezza alle terre.
diciamo che questo video lo concludo qui, stava venendo troppo lungo, nel caso non dovesse venire troppo lungo, però non vedete questa parte, però penso di sì. Quindi noi ci vediamo al prossimo video, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e seguitemi anche su TikTok se volete. Arrivederci.